Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Undertale. Nello scorso video ho completato la prima run del gioco. Alcuni mi hanno detto che non era la Neutral, ma era la Pacifist, e dopo la Pacifist c'era la True Pacifist. Io non so, ragazzi, io mi riferisco a quello che ho letto in giro, che alcuni dicevano che era la Neutral, quindi mi sono affidato, insomma, a quelle persone, ma. Se voi mi dite che non era la Neutral, ma era la Pacifist, beh, mi affido anche a voi, insomma. Che si fa oggi? Oggi si va al laboratorio di Alphys, perché a quanto pare la True Pacifist si inizia partendo da Alphys, o almeno da quello che ho capito. Non è che mi sono proprio letto tutti quanti i commenti che mi avete lasciato, perché stavo andando in territorio un po' spoiler e ho detto, meglio evitare di andare troppo avanti, che poi magari mi spoilerò roba importante e non voglio. Oh, una chiamata? Ah. Ehi, sono Undyne. Zitto, Papyrus, questa è stata una tua idea. Umano, dovresti consegnare qualcosa per me. Per favore? Sono a Nevischio davanti alla casa di Papyrus. Ci vediamo, teppista! Devo consegnare qualcosa? Ah, ok, allora vengo da te a Nevischio. Eccoci qua, andiamo a Nevischio. Non so però, il gioco mi ha detto vai prima da Alphys e rafforza il tuo legame con lei. E ora Undyne mi dice vieni qua che devi dare una cosa per me. E non lo so da dove iniziare. Io penso che inizierò con Undyne, quindi. Guarda, lei se non sbaglio stava qua sopra, no? Vicino alla casa di Papyrus. Eccola qua. Hello? Sembra che Undyne abbia qualcosa per te. È la tua persona, non io. Infatti sto parlando con lei. Ehi, ho qualcosa da darti. Ma stai portando troppa roba. Bene, ho mangiato un eroe leggendario ora. Ah, io ho bisogno che tu consegni questa lettera alla dottoressa Alphys. Ah, perché non lo faccio io stessa? Beh, è un po' personale, ma siamo amici, perciò. Te lo dirà. Roba in terra fa schifo. Non voglio dover andare fino laggiù. Perciò, ecco qua. Hai preso la lettera, bene. Oh, e se la leggi, ti uccido. Grazie infinite, sei il meglio. E se io la leggessi? Non lo so, posso leggerla? Non lo so. Oh, io ci provo. Oh, cosa? No! Ok, non posso leggerla. Va bene, allora, guarda, vado sopra, la porto ad Alphys e ciao, eh. Provi ad aprire la lettera, ma. È stata chiusa così bene che avresti bisogno di una motosega per aprirla. Va bene. Siamo quindi al laboratorio di Alphys. Vediamo un po'. La porta non ha buchi dove mettere la posta. Infili la lettera sotto? Sì. Come? Tu, no, con tutti quei punti esclamativi? Che cosa? Infilo la lettera e busso. Oh no, no, è un'altra lettera. Non voglio aprirla. Non posso ricacciarla fuori, stop. No, non posso continuare a farlo. Stavolta la leggerò. È davvero ben chiusa, eh? Aspetta un secondo. Ha veramente preso una motosega. Ehi, se questo è uno scherzo, non è. Oh mio Dio! Hai scritto tu questa lettera? Non era firmata, quindi non avevo idea di chi potesse. Oh mio Dio, oh no! È adorabile! E non avevo idea che tu scrivessi in questo modo! Mi ha davvero colpito. Dopo tutte le orrende cose che ho fatto, non merito assolutamente di essere perdonata, né tantomeno questo. Ed anche in modo così appassionato. Sai cosa? Va bene, lo farò. È il minimo che possa fare per farmi perdonare. Yeah, andiamo ad un appuntamento! Oh, santo cielo. No, c'è stato un piccolo fraintendimento, credo. Ah, scusa, mi sto ancora cambiando. Che tipa? Come sto? Mio amico. Amico? Metaton? Mi ha aiutato a scegliere il vestito. Lui ha un gran gusto nel. Comunque, facciamo questa cosa. Va bene. Ehi, aspetta! In effetti, non si può ancora iniziare l'appuntamento. Appuntamento stop? Devo prima darti oggetti per ammaxare la statistica affetto. Ma che succede? Aumenterà le probabilità di successo dell'appuntamento, giusto? Comunque, non preoccuparti, sono preparata. Ho contato ad accumulare regali in anticipo per un appuntamento, così. Per primo, ho del detergente per armature.
Magari tu non lo usi, ma ho anche portato della crema idrorepellente per le tue squame. Le tue squame. Beh, che ne dici di questo kit di riparazione per lance magiche che... Ehi, chi se ne importa degli oggetti? Iniziamo questo appuntamento e basta. Yeah, facciamo questo appuntamento. Non è molto convinta lei. Ti piacciono gli anime? Sì. Ehi, anche a me. Ehi, andiamo da qualche parte. Ma quale può essere un buon posto dove andare per un appuntamento? Ho un'idea. Andiamo alla discarica. Che cosa? Eccoci. Qui è dove andare io andiamo tutte le volte. Troviamo tutti i tipi di cose fantastiche qui. Lei è davvero... Oh no, sta arrivando veramente lei? Non posso proprio farmi vedere da lei mentre sto uscendo con te. Perché? Perché, vedi? Oh no, eccola che arriva. Ehi, eccoti qua. Io ho pensato che quella lettera, se fossi tu a consegnarla, potrebbe essere una cattiva idea. Quindi lo farò io. Dalla a me. Non ce l'hai. Perlomeno lei l'ha vista? Sì? Quindi è da qualche parte qui vicino. Grazie, continua a cercare. Oddio. Beh, penso sia ovvio, eh? Lei mi piace davvero tanto. Voglio dire, più di quanto mi piacciono le altre persone. Mi dispiace, pensavo solo che... Vedi? Sarebbe stato divertente fare tipo una cosa carina, nel senso di una... finta uscita con te per farti sentire meglio? Beh, suona persino peggio se la metto così. Mi dispiace, ho ancora fatto danni. Andagna alla persona con cui vorrei davvero uscire. Ma voglio dire, è troppo fuori dalla mia portata. E non che tu non sia piacente, ma Andain è così fiduciosa e forte e simpatica. Ed io non sono niente. Nient'altro che una menzogna. Sei la scienziata reale. Penso che sia più che sufficiente. Sono la scienziata reale, ma tutto quello che ho sempre fatto è stato fare del male agli altri. Le ho raccontato così tante bugie, al punto che lei pensa che io sia... Lei pensa che io sia un sacco migliore di quello che sono. Se mi si avvicina, lei scoprirà la verità su di me. Cosa dovrei fare? Dirle la verità. La verità? Ma se gliela dico, lei mi odierà. Non è meglio così? Vivere una bugia dove entrambe le persone sono felici? O una verità in cui nessuna delle due lo è? Dicono, sii te stesso, ma non mi piace per niente chi sono davvero. Preferisco essere chiunque faccia piacere agli altri. No, hai ragione. Ogni giorno ho paura. Ho paura di tutto ciò che accadrebbe se scoprissero la verità da soli. Soffriranno tutti a causa mia. Ma come potrei dire ad Undyne la verità? Non ne ho coraggio. Sbaglierò tutto. Come potrei provare a farlo? Proviamo una simulazione? Una simulazione. In effetti sembra divertente. Ok, chi gliene farà Undyne? Farò io Undyne. Oh, giusto, per forza. Ciao Undyne, come stai oggi? Sei carina. Grazie! Me lo dici spesso, ma io non so mai che rispondere. Ma so che tu Undyne lo dici platonicamente da amica. Cioè, dunque, vorrei parlarti di una cosa. Quindi lei ti bacia cosa? No, no, aspetta, fermati. Sai, io non sono stata completamente sincera con te. Vedi, io... Oh, ma chi se ne frega, Undyne! Io voglio dirti davvero quello che provo. Tu sei così coraggiosa e forte e dolcissima. Mi ascolti sempre quando parlo da roba da nerd. Fai sempre del tuo meglio per far sentire speciale una come me. Come quando dici che sconfiggerei chiunque mi provi a minacciare. Undyne! Non posso più resistere, Undyne! Ti amo alla follia! Stringimi, Undyne, stringimi forte. Lo sapevo che stava lì ad ascoltare. Eccola. Che cosa hai appena detto? Undyne, io stavo solo. Ehi, wow, aspetta un momento. Il tuo vestito è proprio carino. Per quale occasione sarebbe? Aspetta un attimo, ma voi due state uscendo insieme?
Sì? Cioè, no! Nel senso, lo stiamo facendo, ma cioè, in realtà noi stiamo facendo solo una simulazione romantica di te. Cosa? Intendo dire che, Undyne, io ti ho sempre mentito. Come? Riguardo a cosa? Beh, su tutto! Beh, sì, vabbè, però. Sì, amici miei, un po' inglese, un po' italiano. Documentari storici, quelli sono solo degli anime. Perché lei ha detto di documentari storici che in realtà sono anime. Stavo mangiando del gelato mentre ero in pigiama. Aspetta, calma, Alphys. Volevo un attimino capire, però Alphys parla a ruota libera. Alphys, io volevo solo fare colpo su di te. Volevo solo che tu pensassi che io ero una tipa intelligente e ok, che non ero una nerd sfigata. Alphys, Undyne. Io penso davvero che tu sia carina, ok? Alphys, shh, un sacco di patate. Che diavolo? Alphys! Penso anch'io che tu non sia male, ma devi capire. La maggior parte delle cose che hai detto non hanno importanza per me. Non mi importa se guardi cartoni per bambini o se leggi libri di storia. Per me, tutte quelle cose sono robe da secchioni. Quello che mi piace di te è che sei passionale, sei analitica. Non importa di cosa si tratti, tu ci tieni al 100% e a tutta forza. Quindi non hai bisogno di mentirmi. Non voglio che tu menta mai più a nessuno. Alphys, voglio aiutarti ad essere felice con te stessa e so già che allenamento ti serve per farlo. Undyne, tu allenerai me? Pff, cosa, io? No, lo farò fare a Papyrus. Tempo di squadra le ossa! È ora di fare 100 giri gridando quanto siamo fighi! Pronta? Sto per far partire il tempo. Undyne, farò del mio meglio! Mamma mia, che disastro! Oh, piano, piano! Oh mio Dio! Stavo scherzando, vero? Quei cartoni, quei fumetti. Sono comunque reali, giusto? Gli anime sono reali, vero? Sono reali. Lo sapevo! Spade giganti, principesse magiche, sto arrivando! Grazie per aver avuto cura di Alphys. Non sono riuscito a dire quello che volevo, ma sembra che le cose inizieranno a migliorare per lei. Beh, vado a raggiungerli. A dopo. Ma. Ah, questa è la discarica. Beh, allora penso che esco dalla discarica e poi concludo il video. Ah, ma c'è un'altra chiamata. Ehi là! Che bello sentire una cara persona che si fida di me. Sono Papyrus, il tuo grande amico. Alphys ed io abbiamo finito presto l'allenamento. Molto presto, quindi l'ho fatta andare a casa. Molto a casa. Adesso. Sento con decisione e senza un motivo apparente che anche tu dovresti andare laggiù, al suo laboratorio, casa. Ho soltanto ottimi presentimenti al riguardo. Ciao ciao. Non mi pare molto sicuro. Cioè, era un discorso piuttosto strano. Comunque sì, ci andrò nel prossimo episodio al 100%. Voglio capire se voglio fare anche la Genocide. Ci sto pensando e non ho per niente voglia di farla. Non che non mi vada di giocare ad Undertale, ma che non ho voglia di fare del male agli altri. Non mi piace molto. Se il gioco mi permette di decidere, non voglio farla. Ad ogni modo, vedrò poi magari nel prossimo episodio cosa fare, se decidere se farlo o no. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo video di Undertale. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!